Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andrea Iuzzolini, per il sito iuzzolinifortunato.com ti lascio il link nella descrizione del video ed in questo video vedremo come annaffiare l'oleandro, quindi vedremo ogni quanto mettere acqua all'oleandro e quant'acqua mettere all'oleandro, in più parleremo un po' della resistenza dell'oleandro alla siccità e tutte le curiosità riguardanti l'annaffiatura. Inizio subito col dire che non esiste una tempistica precisa per capire ogni quanto va annaffiato l'oleandro, quindi quelli che vi dicono, le persone che vi dicono annaffia una volta a settimana, 2 volte a settimana, comunque le persone che danno una tempistica stanno sbagliando. Perché? Perché per quanto riguarda l'irrigazione delle piante esistono decine e decine di variabili che possono andare a influenzare, anzi che vanno, non che possono andare, che vanno a influenzare la frequenza di irrigazione. Esempi, facciamo 2 o 3 esempi. Se la pianta è adulta beve di più, se la pianta è giovane beve di meno, quindi una pianta adulta va annaffiata più spesso, in linea di massima. Il tipo di terriccio: il terriccio sabbioso si asciuga prima e quindi va annaffiato più frequentemente, un terriccio argilloso si asciuga meno e quindi va annaffiato meno frequentemente. Il tipo di vaso: il vaso in plastica trattiene più acqua di un vaso in ceramica perché, e di terracotta, perché il vaso in terracotta fa respirare anche dalle pareti il terriccio, e proprio per questo una pianta in plastica va annaffiata meno di una pianta in terracotta. La temperatura: temperature maggiori dobbiamo annaffiare più frequentemente, temperature minori dobbiamo annaffiare meno frequentemente. Anche la ventosità: in luoghi più ventosi dobbiamo annaffiare più velocemente perché il terriccio si asciuga prima, in luoghi meno ventosi dobbiamo annaffiare meno frequentemente. L'unico metodo per capire ogni quanto annaffiare il nostro oleandro è quello di infilare un dito nel terriccio per qualche centimetro. L'oleandro andrebbe annaffiato solamente quando il terriccio è completamente secco, quindi infilate un dito nel terriccio, quando è secco annaffiate, quando è umido lasciate stare. L'oleandro resiste molto bene alla siccità e meno di 6. Quindi ricordate di annaffiare solo quando il terriccio è completamente secco. Potete anche tenere il terriccio sempre leggermente umido, leggermente fresco, ma non inzuppato di acqua, ma io vi consiglio di annaffiare ogni qualvolta il terriccio è secco. Un'altra cosa importantissima per capire, per annaffiare l'oleandro in vaso: scegliete assolutamente un vaso con i fori di scolo, ovvero questi, perché l'acqua deve scivolare via. Dobbiamo evitare ristagni idrici che andrebbero a causare marciumi radicali. Parliamo un po' della resistenza dell'oleandro alla siccità. Perché è così resistente alla siccità? Prima cosa, alla foglia coriacea, quindi alla consistenza del cuoio, riesce a trattenere acqua molto molto bene. Secondo, gli stomi dell'oleandro sono in delle concavità, si dicono cripte stomatiche, quindi riescono a trattenere l'acqua meglio di uno stoma che comunque è in superficie. Terzo, intorno agli stomi dell'oleandro ci sono dei piccoli peletti che si chiamano tricomi, che hanno proprio il compito di trattenere più acqua possibile, trattenere l'umidità. Passiamo adesso al secondo capitolo sull'annaffiatura dell'oleandro. Quanta acqua mettere al nostro oleandro? Annaffia raramente, quindi solo quando il terriccio è secco, utilizzando grandi volumi di acqua, quindi bagna bene il terriccio, bagna completamente la zolla, fai sgrondare l'acqua dei fori di scolo e sei a posto. La pianta di oleandro e tutte le piante non muoiono quando andate a mettere troppa acqua, quindi potete anche mettere 100 litri di acqua, l'importante è che l'acqua sgronda via. Quindi l'unico modo per uccidere l'oleandro per troppa acqua è quella di far ristagnare l'acqua e quindi magari annaffiare tutti i giorni, tenere il terriccio sempre costantemente inzuppato di acqua, le radici non riescono a respirare, marciscono, muoiono e tutta la pianta marcisce. Il video sull'annaffiatura dell'oleandro finisce qua. Se il video ti è piaciuto, devi mettere mi piace e iscriverti al canale. Se hai qualche domanda da pormi, puoi farla nei commenti. Se ti va, puoi visitare il mio sito iuzzolinifortunato.com, ti lascio il link in descrizione. Spediamo articoli per giardinaggio e agricoltura in tutta Italia a dei prezzi veramente molto molto interessanti. Grazie per la visione, ti aspetto sul mio sito.